Buonasera, eccoci qui, siamo tornati. Dopo un bel po' di tempo sono tornati i webinar. Io sono Assunta Corbo e con me c'è Antonio Quaglietta. Ciao Antonio. Ciao Assunta, bentrovati tutti. Infatti, bentrovati a chi ci ha tanto chiesto questi webinar, perché ci sono persone che ci hanno scritto entrambi chiedendoci proprio di tornare a queste nostre chiacchiere serali e bentrovati invece a chi, insomma, chi è la prima volta che ci ascolta in diretta, perché poi in realtà i video sono stati sempre molto visualizzati e quindi grazie davvero anche a voi, molto, molto condivisi, vi sono proprio piaciuti i webinar precedenti. Quindi insomma, con Antonio abbiamo chiaramente non avevamo mai pensato di smettere, però abbiamo soltanto dovuto un po' incastrare gli impegni di entrambi e quindi ritrovare di nuovo il martedì come nostra formula. Allora, questa sera parliamo di autenticità, un tema bello, corposo e interessante, ma ormai la... Sì? Assunta, Sì? c'è qualcosa che non va. Ci sono due audio da me, uno a distanza di 10 secondi uno dall'altro. Ah, Ah, io ti sento bene. ok, aspetta, ho risolto, Ok, avevo la connessa fantastico. di YouTube, Il vai. bello della diretta, il bello della diretta. Allora, dicevo, parliamo di autenticità. Naturalmente, come sempre, potete farci tutte le domande che volete. Potete usare la mia mail assunta@assuntacorbo.com, farle qui direttamente e insomma interagire con noi perché siamo veramente felici di potervi aiutare in tutti i modi. Antonio ama moltissimo ricevere domande a cui rispondere, non solo le mie, anche le vostre. Allora, dicevamo, l'autenticità. È un tema bello tosto, Antonio, perché infatti quando l'abbiamo deciso ci siamo sentiti forse anche un po' coraggiosi, però è un tema che va affrontato. Per me, te lo dico subito, è stato lo scoglio più grande. Quando ho iniziato proprio il mio percorso, riuscire a rispettarmi ed essere autentica è stata una cosa veramente difficile, perché l'autenticità include saper dire di no, sapere dove stai andando, non preoccuparsi delle aspettative altrui, ma procedere coi propri passi. Quindi, insomma, implica un bel po' di roba che speriamo, insomma, di affrontare questa sera in questa oretta insieme. Partiamo con una domandina molto generica, Antonio. Che cos'è esattamente l'autenticità? Ce lo racconti? Ok, allora, mamma mia, mi mancavano queste tue domande. Veramente felice di essere di nuovo qua con te. Grazie. L'autenticità. Essere autentici significa essere veri. Autentico vuol dire originale, vero, vuol dire anche schietto, genuino. Qual è lo scoglio, come dicevi tu, più grande? Perché l'autenticità sembra così difficile? Perché per essere veri, dobbiamo sapere chi siamo. Il vero problema oggi è questo. Se ci pensiamo bene, in natura è difficile trovare, qualcosa che non sia autentica. Cioè, un gatto non autentico non esiste. Un gatto che si finge un cane, io non l'ho mai visto. Un albero che non è autentico, non esiste. Quindi, stranamente, questa è una riflessione che sembra banale, ma assolutamente non lo è. E nella sua semplicità dovremmo tutti fare una riflessione di questo tipo. Noi siamo gli unici esseri che riescono, è quasi una capacità, riescono a non essere autentici. E perché questo? Perché siamo guidati non dagli istinti, come un gatto, come un cane, che realizzano biologicamente la propria. Quindi un gatto biologicamente è programmato per correre, per dormire, per mangiare e fa il gatto per tutta la vita. Noi invece siamo, a un certo punto della nostra vita, abbastanza presi, inizia dal nostro pensiero. Dal nostro pensiero linguaggio, se vogliamo essere precisi. E che cosa determina questo? Che abbiamo la possibilità di non essere più autentici. Che cosa voglio dire in pratica? Che se vedete un bambino, perché
negli occhi di quel bambino ci perdiamo o ci commuoviamo guardando un bambino, o comunque sentiamo smuovere qualcosa di forte dentro di noi, perché vediamo un essere umano autentico, vediamo un essere umano che ha solo bisogno di amore e lo esprime, ha bisogno di esplorare dopo una certa età, ma dall'inizio in realtà, e lo esprime. Quindi vediamo un essere umano che è tutto proteso a mostrare chi è. Più andiamo avanti e più siamo in grado di complicarci la vita. Cioè, il bambino, per una serie di motivi che se vuoi più in là accenniamo, non dico vediamo nello specifico, ma possiamo accennare, diciamo che ogni bambino riceve una ferita e in base alla ferita che riceve inizia a indossare una maschera, cioè inizia a capire che per sopravvivere, nel caso di sentirsi amato e sopravvivere, più in là nella vita adulta diventerà per farsi accettare, per non essere esclusi, per non rimanere soli, dobbiamo comportarci non per come siamo, ma per come l'ambiente ci vuole. E lì iniziamo a non essere più autentici, a non essere più originali, a non essere più veri. Dove si complica la cosa? Si complica sul fatto che a un certo punto noi non solo non siamo più veri originali, ma non sappiamo più chi siamo. Un essere umano che si muove solo per condizionamenti e per reattività, perché è abituato a reagire in un certo modo, è un essere umano che può pensare a un certo punto o può credere per tutta la vita di essere autentico, di essere vero. Detto in parole povere, quante volte diciamo sono fatto così? No, non vorrei urlare, però sono fatto così, almeno sono me stesso. È questo modo di pensare che dobbiamo affrontare stasera. Dobbiamo capire la differenza tra essere reattivi e essere autentici, che sono due concetti non diversi. In certi casi, nella maggior parte dei casi, sono aspetti opposti. Un essere umano realizzato, un essere umano autentico, un essere umano che realizza pienamente la sua umanità. E onestamente di umano io oggi intorno a me in giro vedo poco, quindi siamo molto lontani dall'essere autentici. Dimmi, Assunta. Certo. Se... Ok. Mi hai risposto, sì. Ma perché è così difficile essere autentici? Lo so che questa è una domandona a cui in realtà vorremmo rispondere anche con questo webinar, però entriamoci subito. Perché è difficile essere autentici, no? Cioè, un po' spiegato anche dei condizionamenti, insomma, di tutto quello che avviene quando si supera la fase bambino. Perché non ci riusciamo? Diversi motivi, io posso dare la mia opinione, quello che ho imparato in base alla mia esperienza. Sostanzialmente il primo scoglio, dividerei proprio per step, il primo scoglio è rendersi conto, la consapevolezza è sempre la prima fondamentale forma di conoscenza, quindi finché siamo inconsapevoli non possiamo cambiare. Quindi prima cosa è diventare consapevoli del fatto che non stiamo realizzando la nostra umanità, quindi che non siamo autentici. Scopro che non sono autentico, non sono me stesso. Secondo step è iniziare a chiedersi, ma chi sono? E su questo ci sono diverse scuole di pensiero. Io direi che gli estremi, per quanto mi riguarda, non rispecchiano mai una buona prassi, un buon modo di agire. Quindi c'è chi pensa che per scoprire se stesso ci vogliano anni di psicanalisi, di analisi profonda, devi andare dall'esperto di turno, e questo non lo ritengo vero, sinceramente. C'è capire chi è, conoscere se stessi sia qualcosa di istintivo, io vivo e capisco automaticamente chi sono. Secondo me la verità è nel mezzo. Ci vuole un lavoro, ma ci vuole un lavoro che tutti possono fare. Cioè bisogna iniziare a mettersi di fronte a chi sono,
quali sono le mie paure, quando agisco per paura di essere abbandonato, di non essere accettato, e quando agisco perché invece rispondo a un bisogno più profondo, a un bisogno reale, e dopo, anzi, ti chiedo di ricordarmelo, dei bisogni reali, dei bisogni strumentali, quindi anche dei comportamenti più veri, dei comportamenti strumentali. Quindi, secondo step, questo, fare un percorso per poter conoscere te stesso. Terzo step, avere il coraggio e la tranquillità di essere se stessi, che vuol dire differenziarsi. Uno, che di solito ti dà sicurezza, anche se ti richiede di non essere te stesso. E due, anche dalle persone che ti sono vicine, perché ogni essere umano è, e se vuole diventare pienamente vero, deve capirlo, è un essere unico. È un essere che ha dei talenti, delle potenzialità, delle caratteristiche che sono uniche. Quindi avere il coraggio di vederti come diverso. Invece sembra che la diversità spaventa, io devo essere omologato. La prima domanda che facciamo alle persone: ma ti sembro normale? Quando continuo a rispondere, ma da sempre, guarda, il più bel complimento che posso farti è risponderti: no, non sei normale, sei te stesso. Cioè, che vuol dire sono normale? Okay? È nel concetto di omologazione, mi comporto come tutti gli altri. Quindi il terzo step è prendere il coraggio per essere pienamente se stessi. Questo mi ricorda e sintetizza tutto la frase di Gandhi, che diceva: scopri chi sei e non aver paura di esserlo. Qui c'è tutto. Scopri chi sei, quindi un processo, e poi non aver paura di esserlo. Dimmi se ti ho risposto. Sì, perfettamente. Allora, mi veniva da pensare questa cosa, Antonio, che spesso nella vita ho sentito dire, e credo in passato di averlo detto anche io qualche volta, che magari con alcune persone non mi trovavo a mio agio perché non le percepivo vere. No? Si usa dire questa cosa, ma non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, mi sembra falso, non mi sembra vero, secondo me non è quello che pensa, è un po' una bandiera, va di qua, va di là, questi discorsi qui. Quindi abbiamo questo occhio critico nei confronti degli altri, no? Quello che poi succede è che non ci chiediamo mai, ma noi siamo sempre veri, autentici? Ok, mamma mia, lo so che lo dico sempre, però è la verità e voglio essere vera. È più che un piacere lavorare con te. C'è un'affinità proprio quando lavoriamo insieme che è qualcosa di fantastico. Scusami, okay. ti interrompo proprio... un secondo. Ti interrompo un secondo, Antonio, perché per chi ci segue per la prima volta, mi fa piacere innanzitutto ringraziarti per quello che hai detto e dire anche, ribadire che noi ci colleghiamo veramente 5 minuti prima. Quindi tutto quello che accade durante questa diretta è proprio diretta, comprese le domande. È autentico, comprese le domande, perché abbiamo proprio... Cioè, io lo faccio, devo dire, è il mio approccio lavorativo, chi mi segue lo sa, però tendenzialmente io e Antonio abbiamo proprio scelto di decidere un tema e poi basta, non ci parliamo più fino alla sera in cui c'è il webinar. Quindi percepite davvero l'autenticità di tutto questo. Scusami Antonio, ora ti lascio rispondere. Assolutamente, ti ringrazio perché rientra in quello che dicevamo. Quando è che percepiamo qualcuno o qualcosa come questa trasmissione come autentico? Quando non vediamo finzione. E che cos'è che ci fa percepire la verità di qualcosa, la mancata finzione? È la coerenza. Quando noi, anche inconsciamente, percepiamo incoerenza, sentiamo di non essere di fronte a qualcosa di autentico, qualcosa, perché non è vero ciò che è incoerente, parzialmente. E che vuol dire essere coerenti? Che vuol dire essere coerenti? Non vuol dire non cambiare idea. Anche qui sfatiamo un mito, perché questo mito della coerenza crea dei danni incredibili. Cioè, ci sono persone che ti dicono: no, ma se io fino a un anno e mezzo fa la pensavo in questo modo, mi piacevano i webinar, ora che faccio? Sembro incoerente se dico non mi piacciono più i webinar. Ma no, noi siamo esseri in evoluzione
Quindi abbiamo due spinte sempre, uno a mantenere un'immagine più o meno coerente di noi, con noi stessi, cioè a percepirci come esseri che mantengono una struttura nel tempo. Due però a evolvere, cambiare, quindi quando cambiamo idea non siamo incoerenti, molto spesso siamo solo cambiando e stiamo evolvendo, quindi a me fa piacere dire cose diverse da quelle che dicevo 2 anni fa, e se fra un anno rifacciamo questo webinar, io mi auguro che alcune cose che sto dicendo stasera forse le smentirò e dirò: guarda, ho capito, scoperto, saputo, conosciuto qualcosa che è diverso da quello che ho detto un anno fa, non sono incoerente. Essere veri vuol dire esprimere la propria posizione di verità, non dire cose vere e immutabili, vuol dire che ciò che dico lo penso e lo agisco. Siamo veri quando pensiero, azione e sentire vanno nella stessa direzione. Siccome vi invito tutti a come sono rari quei momenti in cui siamo in questo stato di coerenza, in cui sento che voglio fare qualcosa, penso che sia giusto farla e la faccio. Di solito pensiamo in tutt'altro, agiamo in un altro modo e ci giudichiamo pure, mettiamo anche il quarto elemento che poi ci fa giudicare incoerenti. Quindi percepire qualcuno come vero, e vi auguro, ma capita a tutti, riconoscere quelle persone di cui diciamo una persona meravigliosa perché è vera, non diciamo è perfetta, non diciamo non sbaglia mai, non diciamo mi piace in tutto quello che fa, però anche quando mostra la sua rabbia, la mostra essendo vero, cioè è arrabbiato, ti dice che è arrabbiato, pensa che non è giusto quello che stai facendo, quindi non ha bisogno di aggressività, non ha bisogno di difendersi. Essere arrabbiato ma non mostrare la propria rabbia, perché sennò tu pensi che lui poi è quello che si arrabbia. Quindi non so se vi è mai capitato di vedere quelle persone che trattengono la rabbia. Proprio stamattina un cliente diceva, ma non sorrido di lui, sorrido di noi, degli esseri umani, no? Diceva: no, io sono triste, non sono arrabbiato, sono triste. Ok, ecco, qui si percepisce un'incoerenza, perché il suo non verbale, il suo paraverbale mostrano rabbia, lui però non ammette di essere arrabbiato, a se stesso, non a me, e quindi vuole dire che è triste. Io ovviamente percepisco questo come poco vero, e questo mi sbanda. Una cosa che voglio dire a tutti: vi piacciono per natura, ci piacciono le persone vere. Quando noi incontriamo una persona autentica, vera, cerchiamo di non perderla, tranne rari casi, cioè qualcuno, per carità, i gusti sono gusti, a cui può non piacere una persona vera, però generalizziamo. Ci piacciono le persone e le relazioni vere. Perché? Perché se vediamo libero l'altro di esprimersi, ci sentiamo liberi anche noi di esprimerci. Quindi quando vedo una persona autentica di fronte a me, dico: ah, posso essere autentico anch'io. Allora, perché continuiamo a mascherarci? Perché continuiamo a essere poco autentici? Iniziamo a farci qualche domanda utile. Che senso ha cercare di apparire perfetti, intelligenti, belli, bravi, buoni, riusciti? Questo è il punto su cui io insisto sempre. Dobbiamo essere persone riuscite. Non vogliamo noi, non vogliono persone riuscite, vogliono persone con cui entrare in relazione. I bisogni veri, profondi, sono bisogni relazionali. Noi abbiamo bisogno di amare e di essere amati, non abbiamo bisogno di avere i miti accanto. E ora bevo e spero di aver detto cose sensate. Mentre tu bevi, allora prendo io la linea. sì, hai detto cose molto sensate, naturalmente, e mi viene da chiederti se essere autentici non richiede davvero tanto coraggio, in fondo. Sì, l'ho detto prima, assolutamente sì, però è il coraggio base,
sembra che ce ne voglia tanto, non lo so se tanto o poco, il coraggio base, cioè il coraggio di lasciarsi andare, di non voler controllare tutto, perché il pensiero ossessivo che questa società sviluppa dentro i bambini, quindi dentro ognuno di noi, è appunto il pensiero del controllare, controlla le tue emozioni, controlla la tua vita e gestiscila al meglio per diventare qualcuno. Fantastico, no? Perché se dobbiamo diventare qualcuno, siamo ben lontani dall'esserlo qualcuno. Quindi, che vuol dire? Se sono autentico, devo dire sono una nullità. Per citare Fantozzi, sono una merdaccia. Allora, invece di dire scusate, sono una merdaccia perché questo mi insegna, non sei nessuno, dai, diventa qualcuno. Inizia a fare un po' di soldi, avere un po' di successo e là iniziamo a parlare di chi sei. Ma prima tu sei una nullità. Per non dire sono una nullità, io che faccio? Penso di non poter essere autentico. Ovviamente, ripeto, questo viene da molto prima, viene dall'educazione dei primi 3 anni, viene dalle ferite che abbiamo ricevuto, quindi qua in un webinar stiamo giustamente semplificando, però spero che passino i concetti fondamentali, quello di maschera e quello di autentico. Attenzione però, essere autentici è un percorso di una vita, non è che essere autentico vuol dire che io dico ok, da domani sono Antonio Quaglietta autentico, pienamente me stesso. Sì, posso dirlo a parole, ma poi devo iniziare un percorso per scoprire quali sono state le mie ferite da bambino, ferite di svalutazione. Allora, se sono vissuto in una famiglia in cui mi dicevano zitto, non capisci niente, ma dai, dai, che vuoi capire tu? Senti tuo fratello invece. Beh, se ho vissuto delle ferite di questo tipo, ferite di svalutazione, appunto, tenderò a sviluppare una personalità narcisistica e quindi tenderò a dire nessuno più dovrà ridere di me, non permetterò più a nessuno di dire che non valgo e quindi voglio dimostrare, devo valere, devo fare, devo essere sempre performante. Se invece avrò subito altri tipi di ferite, ora non sto qua a dirvele tutte, per esempio mi sento indegno di amore, sarò quella persona che tu dicevi assunta incapace di dire no, perché sarò sempre a mendicare, devo essere l'amico che dice sì, risolvo tutto io. Contate su di me, perché sono là proprio a mendicare l'attenzione e l'amore degli altri. Ma finché non vedo queste ferite, finché non ho la voglia, nemmeno la capacità, perché ce l'abbiamo tutti, ma la sana voglia di dire come mai io reagisco così, non agisco, finché facciamo tutto perché siamo fatti così, perché istintivamente, diciamo, faccio la reattività, cioè si attivano dei circuiti che abbiamo costruito da bambini e sono circuiti che ci hanno programmato, cioè come un software che ci hanno messo dentro, che ci porta sempre alla stessa risposta. Quando mi fermo, inizio a dire faccio un percorso, mi vengono in mente le persone, gli allievi della nostra scuola. Ora ci sono quelli che sono al terzo anno. E dicono sempre, ed è una cosa bellissima, veramente bella, che non immaginavano un percorso così, sia bello, ma sia di scoperta di se stessi. Non immaginavano di poter fare delle cose che oggi fanno tranquillamente. E questo che vuol dire? Vuol dire che semplicemente hanno fatto un percorso e stanno facendo un percorso che poi durerà una vita, noi lo facciamo solo partire, ma un percorso che li porta a conoscere meglio se stessi per esprimere poi meglio te stesso. Ma se non ti conosci, che vuoi esprimere? Non... Ecco che dico sempre, attenzione al fast food, attenzione al leggo il libro, come essere pienamente me stesso. È finito quel libro, ah, che bello, ho capito, sono illuminato. Oppure faccio il corso, sì, te stesso in 24 ore. No, c'è un minimo. Questo non vuol dire, dall'altro lato, che devo fare 12 anni, 15 anni di autoanalisi, devo andare in India per 7 anni e devo diventare eremita per poter un minimo capire me. Stiamo sempre a estremizzare. Nella via di mezzo c'è un percorso che, tra l'altro, per esperienza personale parlo, è un gusto, è gusto personale, prendetela così, è anche meraviglioso perché ogni giorno ti porta a scoprire qualcosa di te e che cosa c'è di meglio, invece che il ripetere un copione come il criceto nella ruota,
Che cosa c'è di meglio di svegliarsi la mattina e dire wow, vedi perché io tendo a andare con persone di questo tipo? Perché che bello, una volta che l'hai capito e ne hai preso consapevolezza, inizia a essere più libero, a dire ma fammi frequentare anche persone di un altro tipo, così perdo, all'inizio posso sentirmi meno sicuro, però quante cose posso scoprire. Quindi inizio a ribilanciare i miei bisogni da un lato di scoperta e dall'altro di sicurezza. Dimmi, Assunta, se ci sono domande. Se... Sì, no, hai toccato un tema molto importante. Non so se l'hai visto, ma qualche giorno fa ho pubblicato proprio sul blog un articolo su, che si intitolava «Quando la crescita personale funziona». E il concetto era un po' quello che dicevi tu, no? Non basta prendere il libro, ovviamente, leggerlo, chiuderlo e aver capito tutto, anche perché questo genere di libri è spesso scritto con un linguaggio molto semplice che effettivamente si comprende. E non è neanche frequentare mille corsi in continuazione, ma come dico io, è prendere il libro, prendere il corso e applicarlo immediatamente alla propria vita e poi fare il passo successivo, no? Quindi in realtà la vera, il vero lavoro poi si fa nella quotidianità. È stato così anche per me, sicuramente. E quindi è importante quello che stavi dicendo, perché invece spesso si pensa di poter fare «Ah, ok, basta essere me stesso, sono autentico». Non proprio così, è un po' più faticoso. Assolutamente. Ecco, ti volevo chiedere, visto che l'abbiamo toccato sia io che te e che so essere un tema, almeno io quando ne parlo o ne scrivo vedo che è un tema molto caldo, ti faccio questa domanda. Ci aiuti a capire, aiutiamo le persone che ci stanno ascoltando, a capire come imparare a dire di no? Ok. Qui c'è un mondo, perché dobbiamo capire se vogliamo cambiare solo un comportamento o se vogliamo fare un cambiamento un po' più profondo. Ripeto, senza esagerare, perché non dobbiamo avere grosse pretese di comprendere tutto, sennò diventa un pensiero ossessivo, anche quello sul comprendere se stessi, ma capiamo se voglio dire di no, e allora là ci sono mille tecniche, non so se a cui diresti assolutamente di no. Ve ne dico una che sfrutto sempre in aula. Quando qualcuno, donna o uomo, dice no, ma io non so proprio dire di no, e qualcun altro, o io, il trainer che sta tenendo il corso, altre persone dell'aula chiedono, ma dicono, ma forse... Non è che non sai dire di no, hai paura delle conseguenze. No, no, io proprio non riesco. Quando mi chiedono qualcosa io non so dire di no. Allora io gli dico, scusa, ti puoi alzare? Questo si alza, dico, ti puoi spogliare un attimo davanti a tutti? E di solito la risposta è no, non mi spoglio davanti a tutti. Allora là inizio a fargli capire. Vedi che non è che qualsiasi cosa ti chiedono tu sei disposto a farla e non sai dire di no. Hai detto di no tranquillamente, istintivamente, in piena coscienza, quindi hai questa capacità di dire di no. Iniziamo da qui, tutti sappiamo dire di no, il problema è farsi qualche domandina e capire che cosa penso, che cosa credo che accada, che accadrà se dirò di no ad Assunta, e mandare avanti il film. Cioè io ogni volta che mi chiama Assunta mi dice vuoi fare un webinar, io non riesco proprio a dire di no. Ok, che cosa accadrebbe? Che cosa accadrà? Immagino proprio io fra due giorni mi chiama Assunta, vuoi fare un webinar, e io dico no Assunta, non lo voglio fare. Cosa accadrà dopo? E mando avanti il film, quindi vedo ciò che la mia mente mi fa immaginare che accadrà. A questo punto posso iniziare a capire di che cosa ho paura. Poi posso scavare ancora di più e dire, ok, ho paura che Assunta se la prenda. Superate le paure perché sono come le cipolle, a strati, no? La prima che vedo è no, non voglio far dispiacere Assunta. Questo è proprio lo strato superficiale che... Cioè, non ve l'ha raccontato, lo dico proprio così, così questo strato lo eliminiamo. Perché il problema non è che Assunta se la prenda o no.
perché, come dico sempre in aula in quei casi, non è che se io ti dico no, però se non ti spoglio ora davanti a tutti io ci rimango male, tu dici ah vabbè dai, mi spoglio perché sennò poverino ci rimane male. Non te ne può fregare di meno che ci rimango male in quel caso, ok? Perché non è uno delle nostre motivazioni principali, quella di non far rimanere male gli altri. Sotto che c'è, strato sotto. Se lei ci rimane male, penserà di me che, e già qui siamo un po' più in profondità, non voglio che Assunta pensi di me cosa, però poi andiamo ancora più sotto, se Assunta pensa di me che sono uno che non vuole collaborare con lei, che cosa succede? Succede che lei può non mostrarmi più l'affetto che di solito mi mostra. E scavando, arriviamo sempre alla paura di essere esclusi, alla paura del giudizio che abbiamo di noi, alla paura di essere indegni di amore, perché quella è la paura fondamentale. Piano piano, quando capiamo che dire di no, iniziare a dire sì quando è sì e no quando è no, Gesù nei Vangeli dice il vostro parlare sia sì, sì, no, no, il resto viene dal demonio, che vuol dire sii coerente con te stesso, quando è sì, di di sì, quando è no, di di no, il resto stare sì, ma no, ma forse, ma dai, perché penso che tu poi ci rimani male, è roba del demonio, quindi di colui che vuole separare, non unire, dell'incoerenza, colui che ha il principio dell'incoerenza. Allora, questa è una modalità per capire un po' di più perché diciamo di no, e io la consiglio a tutti. Non ci vuole lo psicanalista, si fa tranquillamente, iniziamo a vedere quali sono le nostre paure. Modalità, nel senso di più immediato, qualcosa di più immediato per dire di no, è semplice, è veramente semplice. Iniziate a farlo. Per 5-6 anni ho iniziato a cercare tecniche, tecnicucce, 15 anni fa mi scervellavo, cercavo di dare compiti, compitini, poi da una decina d'anni ho iniziato a dire alle persone ok, prendi un impegno con te stesso, perché poi c'è anche l'atto di volontà di un essere umano, che è qualcosa di bellissimo. Siccome la lingua ce l'abbiamo, non lo sappiamo dire, ci vuole quello sforzo iniziale, come con le paure, no? Paura di fare la telefonata, paura di fare la telefonata, ah no, paura, prendi il telefono, falla, e il giorno dopo sarai molto più forte, e la seconda telefonata la farai molto meglio. Quindi, invece di cedere alla paura, con un atto di volontà, prendi l'impegno che ogni 5 volte che dici sì, che vorresti dire di no e dici sì, che stai trattenendo il no, ogni 5, una, dici di no. Povero lo sfortunato che capiterà come sesto, come dodicesimo, eccetera. Però va così, 5 volte mi trattengo, una volta lo dico e basta. Perché non voglio, sento il no dentro, lo dico fuori. Chiudo dicendo che la mente mente, ricordatevi questo principio, ogni volta che io immagino le conseguenze del mio no, sono sempre catastrofiche. Se dico di no a Assunta la perderò, e insieme a lei perderò l'amore di tutte le persone che mi vogliono bene, sarò solo, distrutto, un uomo disintegrato, ho paura della disintegrazione. Quando poi dico il mio primo no e vedo che addirittura se mi va bene, e va molte volte così, ve lo assicuro, l'altra persona dice va bene, dai, farò diversamente, oppure lo facciamo un'altra volta. Quando inizio a vedere che la mia mente mi proiettava un film assolutamente irreale, inizio a prendere coraggio e ad agire più coerentemente con ciò che sento. Dimmi, Assunta, se va bene e se anche per te è stato così. È stato proprio così, infatti volevo raccontare un aneddoto che possa aiutare a comprendere come proprio sia vero iniziare a dire di no. Io sono giornalista freelance da sempre, insomma, e prima però all'inizio del mio nuovo percorso di giornalismo costruttivo, ero ancora un po' ancorata, io ero quella che diceva sempre di sì,
Cioè, non riuscivo proprio a sganciarmi, piuttosto facevo i salti mortali, mi infilavo nelle situazioni più improbabili, lavoravo malissimo perché non riuscivo a dire di no. Oltretutto avevo questa credenza che mi avevano instillato, o comunque che io avevo permesso di entrare nella mia mente, che diceva che il giornalista freelance non poteva dire di no, perché se avesse detto di no non avrebbe più lavorato. Quando ho cominciato il mio percorso, un giorno ho deciso che avrei detto di no e quindi mi è arrivata una proposta di lavoro che non volevo proprio accettare per tante ragioni, ma che la vecchia assunta avrebbe accettato sicuramente. E in quell'occasione ho detto no. La cosa sbalorditiva, ho detto no spiegando che appunto non mi sarei potuto occupare come era necessario, che avrei passato magari contatti di altri colleghi, insomma l'ho un po' argomentata. Ma la cosa che mi ha colpito molto è che l'altra persona, che non conoscevo, mi stava proprio chiedendo questa cosa, non l'avevo mai incontrato, mi ha scritto una mail bellissima in cui mi diceva che mi stimava per il mio no, perché era abituato invece ad avere intorno a sé persone che avrebbero detto sì, che poi non avrebbero portato a termine il lavoro come si deve. Quindi in quell'occasione quella persona mi ha fatto proprio capire che il no a volte è fondamentale. Quindi da lì poi per me è stato una crescita continua. Io ho imparato per esempio a semplicemente ascoltarmi, no? La voglio fare o non la voglio fare questa cosa? E sto parlando davvero dell'andare in un ristorante piuttosto che invece un impegno di lavoro importante. Quindi ascolto veramente anche proprio fisicamente che cosa mi dice e scelgo, ma dico no senza proprio nessun problema. Sei d'accordo sull'ascolto anche fisico, Antonio? Credo che sia fondamentale perché le emozioni hanno come prima componente quella fisica e le emozioni sono la forma di comunicazione primaria che noi abbiamo. Se di fronte a una proposta di lavoro che razionalmente voglio farmi passare come allettante, perché non so, ci sono soldi come sempre in ballo, perché può essere una buona occasione. Però in realtà mi stanno chiedendo di fare qualcosa che va contro i miei principi, contro i miei valori, non condivido la metodologia, possono essere mille motivi. Se il mio corpo, come dici tu, se io mi ascolto e sento che Ci sta scomoda. l'intuizione... esatto, ci sto proprio scomoda in quella situazione. Bravissima, brava. Quando sento questo, non è che sono d'accordo con te, dobbiamo imparare a farlo tutti. Queste sono... è come dire se lavarsi i denti fosse una buona pratica. Sì, non è che dobbiamo essere d'accordo. Se non li lavo, poi la pago. Quindi, come curiamo l'igiene personale, dobbiamo iniziare a curare anche la nostra igiene mentale e non solo mentale, l'igiene del sé. Ecco. Dobbiamo imparare a rispettarci come facciamo per il fisico, in tutte le altre componenti. Quindi in quella del cuore, in quella della mente, in quella intuitiva, nel nostro sentire primario. Dobbiamo imparare, però prima di rispettarlo, come dicevo anche prima, dobbiamo imparare a conoscerlo. Per conoscerlo, d'accordissimo con te, basta poco, sentirsi, percepirsi. E qui però mi viene da aggiungere una cosa, Assunta, che quando ne parliamo noi, quando le persone ascoltano il webinar piuttosto che un seminario o qualcosa, dicono, sì, sentirsi, io non l'ho mai fatto. Ormai dopo tanti anni di questo lavoro, queste sono frasi che sento e continuo a sentire tutti i giorni. Le cose più semplici non ce le insegnano. Chi insegna un bambino alle elementari cos'è un'emozione, ad ascoltare il proprio corpo? Chi ha anche due lauree, persone con due lauree, vengono a un corso in cui gli insegni a fare un po' di silenzio interiore, ad ascoltare il proprio corpo, a sentire quella componente, o a percepire l'intuizione che non è il calcolo razionale, e rimangono stupite e ti dicono: ma perché io ho studiato 40 anni e queste cose non le so? Allora, su questo dobbiamo interrogarci. Purtroppo,
spero che non sarà sempre così, evolveremo e quindi ci sarà una cultura anche su questo, evolveremo proprio come specie, ma per ora noi abbiamo un'educazione che non va nella direzione dell'ascoltati, impara a dire di no, percepisci, ma che ci vuole omologati. E ripeto, questa non è la teoria del complotto, è un'analisi lucida dell'educazione che abbiamo tutti, che riceviamo dalle famiglie, dalle istituzioni. Non sembra che noi facciamo controcultura dicendo fermati, ascoltati, senti quello che ti va di fare. Tutta la cultura è fai quello che devi fare, compra quello che devi comprare, rimani nel tuo, cerca di essere normale, chiediti sempre ma sono pienamente normale? Se la risposta è sì, la tua vita sta andando bene. Tu ti senti una schifezza? Non fa niente, va bene così. Tu hai malessere diffuso da quando ti svegli la mattina a quando vai a dormire? Fai finta, sorridi, quando incontri le persone di come va? Tutto bene, grazie a te, benissimo, perfetto, ciao. Metti una bella maschera, poi il malessere te lo tieni dentro, non ti preoccupare. Al massimo poi vai in terapia e risolvi qualcosa. Non è così. Noi dobbiamo mirare ad avere una vita che sia degna di essere vissuta, perché noi siamo vita, dobbiamo risvegliare la vita che siamo. Questo è l'impegno che dobbiamo prendere con noi stessi. Per risvegliare la vita che siamo, dobbiamo riconoscere chi siamo, ovvero siamo vita, e dobbiamo riconoscere come tirarla fuori questa essenza che siamo, questa vitalità. Piccolo lavoro, ma è un lavoro che va fatto. E già il fatto che noi stiamo qua, che qualcuno vedrà questo webinar, se lascia un dubbio, non una certezza. Io non voglio mai che nessuno prenda da me o da questo, perché non siamo guru, non abbiamo la verità, non cerchiamo di diffondere nessun messaggio, se non quello di trova te stesso, vivi bene, cioè vivi coerentemente con chi sei, sentendoti libero, creativo, è pieno di energia. Quando realizzi questo, poi le sfide quotidiane le affronti. Purtroppo, e dico purtroppo, guardiamoci intorno e vediamo che non è una visione pessimistica, ma è una visione, purtroppo, lo ripeto, realistica. La maggior parte di noi, di tutti noi, soffre non perché c'è la crisi economica, non perché gli altri sbagliano, non perché va tutto male, ma perché non sappiamo affrontare, non sappiamo gestire cosa gli altri, la vita, no, noi stessi. Quindi partiamo da noi, risvegliamo noi stessi per risvegliare il mondo. Grazie Antonio, perché in realtà qua il messaggio c'era e poi, come dico sempre io, è sufficiente provare. Io ho semplicemente cominciato a provare. Provare a dire di no, provare a sorridere di più nella giornata, provare qualunque consiglio vi venga dato, quello che vi dico io è provatelo e capite immediatamente se vi fa bene, perché è proprio una reazione istantanea che poi chiaramente noi con costanza e allenamento dobbiamo rendere poi un'abitudine reale. Quindi testare quello che vi viene detto sempre, che siamo io Antonio o chiunque altro, questo è il consiglio che io do sempre a tutti, non prendete per oro colato nulla, siamo tutti diversi, su di me funziona una cosa, su di voi un'altra, e quindi è sempre importante usare la nostra intelligenza e anche appunto ascoltarsi e sentirsi. Antonio, abbiamo una domanda da parte di Luca, come si fa a mantenere l'autenticità sul lavoro, ambiente molto difficile? Aiuto. È una bella domanda, ma io la risolverei così: essere autentici, essere pienamente se stessi, a mio avviso vuol dire uscire dalla reattività, cioè da quel qualcosa. Che cos'è la reattività? Io me la spiego così: è reattivo quel comportamento che non ti rispecchia. Come fai a sapere che non ti rispecchia? Perché un attimo prima di farlo dici no, non voglio farlo, non lo farò, un attimo dopo che l'hai fatto ti senti in colpa, sbagliato, ti giudichi, durante non riesci a non farlo. Se qualcuno di voi pensa di non avere delle reattività, ne parlasse seriamente, ma con qualcuno molto bravo, perché insomma, quando è impossibile.
Eh sì, quando pensiamo di essere Dio, c'è qualcosina di Che cui. non va. Sì, quindi tutti abbiamo questi tipi di comportamenti. Questo è il lavoro essenziale da fare, perché io non esprimo me stesso e lo sento che in quel momento io vado contro me stesso. Allora, per tornare al lavoro, una cosa è essere reattivi sul posto di lavoro. Lì non sono autentico. A differenza di quello che penso, no? Io quando urlo contro il mio capo, quando faccio delle cose che non mi piacciono nemmeno, però le faccio, sono me stesso. No, là sei reattivo, stai reagendo a un ambiente. Un ambiente ostile probabilmente, però stai reagendo. Essere invece un minimo o anche un massimo strategici, cioè saper investire il minimo per ottenere il massimo nel rispetto di tutti gli attori coinvolti, non vuol dire non essere autentici. Mi spiego con degli esempi. Se io so che con una persona, con il mio capo, non c'è possibilità di discutere perché lui risponde a un solo principio, quello del potere. Ti dice: senti, se io ti dico che devi aggiungere 10 righe, al di là di quello che tu pensi, tu mi devi aggiungere 10 righe. Sembra strano, eh? Stenterete a crederci, ma ci sono anche capi di questo tipo, persone di questo tipo. Quando proprio sei sfortunato e ti capita una persona così che è poco diffusa, pochissima, di solito i luoghi di lavoro sono felici, sereni, il capo ti offre il caffè, ti porta i pasticcini, però raramente capita anche di avere il capo autoritario. Col capo autoritario, è inutile che ti dici io per essere autentico devo dire no, io queste 10 righe non le metto. Anche perché sei in un determinato rapporto che tu hai accettato firmando un contratto che gli dà il potere di dirti qua decido io. Allora a quel punto sei più coerente con te stesso se ti fai una piccola domanda, semplice. Voglio continuare a lavorare qua e accettare questa situazione finché non trovo di meglio, finché mi va, finché non scoppio, qualunque cosa, però lo accetto coerentemente, oppure voglio, perché non reggo, come ha detto prima Assunta, io certi lavori sentivo proprio di non volerli fare. Per inciso, è capitato anche a me di dire dei no a lavori anche in momenti in cui mi sarebbero veramente serviti quei lavori, però ringrazio Dio e ringrazio la forza che ho avuto in quei momenti, perché è stata più formativa come esperienza. Ho rinunciato a un po' di soldi in quel momento, ma mi ha dato tanto altro dall'altro lato. Però questa è vita personale. Dicevo, essere veri, rispondere alla propria verità vuol dire interrogarsi, sentirsi, percepirsi e poi coerentemente decidere. Sapete quando non siamo veri nel posto di lavoro, ovunque, ma rimaniamo sul posto di lavoro, quando diciamo, vabbè, perché io non voglio che lui si comporti così. Pretesa, perché cioè, è chiaro che non vuoi, ma lui è così. Lui è così. Lui invece è lui che sbaglia, accusa, ok? E mentre me lo stai dicendo, ti stai lamentando. Pretesa, lamentela e accusa sono quelli che i tre atteggiamenti che ci disintegrano. Invece torna coerente con te stesso, torna nella tua verità. E ti dici, Luca, tu hai questo ambiente di lavoro ostile, hai il tuo collega che è altamente competitivo. Dio lo poteva fare non competitivo, la natura poteva non renderlo così, l'ha reso così. È un dato di fatto. Il tuo collega è nato competitivo, l'hanno reso, non è nato, l'hanno reso altamente competitivo e ti è capitato a fianco. È successo. Il tuo capo, nel frattempo, ha avuto un'altra sfortuna nella vita. Lo hanno reso narcisista di quelli puri, proprio belli, quelli che mirano solo al potere su di te. Che vogliamo fare, Luca? Ci stiamo o ce ne andiamo? No, ma io ho bisogno dei soldi, ho bisogno di lavorare. Ok, allora ci stiamo. E se ci stiamo, cerchiamo strategicamente di ottenere ciò il massimo che possiamo con il minimo sforzo, perché nel frattempo ho anche la vita, ho anche altro. Quindi se permetto a loro di rovinare anche la mia vita, forse faccio un danno non solo a me, anche alle persone che mi stanno vicino, che quando torno si beccano tutti gli scarichi tensionali che ho, cioè le incazzature, detto meno tecnicamente, e quindi scelgo. Una volta che scelgo, inizio piano piano, è un processo, non è che scelgo e da allora cambia tutto,
inizio a rendermi coerente con la mia decisione, qualunque essa sia. Però dobbiamo capire che scegliere vuol dire assumersi delle responsabilità. Quindi se dico non ce la faccio, me ne vado e da ora in poi mi darò da fare, cercherò quello che posso, però basta, lascio questo lavoro. Di solito chiudo così, anche una sana via di mezzo va benissimo, di solito può andar bene scegliere di rimanerci, guardandosi intorno e cercando altro, cercando di costruire qualcos'altro, perché sai che non è il lavoro della tua vita, quell'ambiente ti logora a lungo andare, però finché ci rimani, rimanici il più coerentemente possibile, senza aspettarti cambiamenti da loro, senza combattere inutilmente. Allora, diamo le battaglie in cui c'è una speranza di vittoria, perché lanciarsi da solo contro 50.000 uomini armati è il segno di poca intelligenza, parlo, non è. Se ci sono 50.000 uomini armati, o me ne vado, o mi nascondo, mi mimetizzo, o mi fingo morto. La natura con gli animali ci mostra tante di quelle possibilità, mentre noi ci diciamo no, combatto, non le combattere queste battaglie. Okay. Spero di averti dato qualche spunto. Grazie. Ti leggo un messaggio che è arrivato da Valentina, un po' lungo, però ci tengo a leggertelo tutto. Ciao Assunta e ciao Antonio, sono in un periodo cruciale della mia vita. Ho iniziato a frequentare un corso sulla PNL e nel giro di 2 settimane mi sono sentita travolta, rimescolata, confusa come non mai. È tutto normale secondo voi? L'autenticità mi è venuta fuori come una bomba, sono sfacciata, senza filtri, a volte arrogante anche, ma non la controllo. Questo terremoto nella mia vita lo sto accogliendo come qualcosa di meraviglioso, ma è difficilissimo viverlo. Sono normali queste emozioni così improvvise? Sto mettendo in dubbio tutto, ho paura che l'istinto prenda il sopravvento e mi faccia fare cose di cui pentirmi. Grazie della condivisione, ma è veramente difficile per me esprimere un'opinione, perché può essere tutto il contrario di tutto. Sicuramente le parole che mi hanno più colpito sono non lo controllo, sembra che devo dire tutto quando lo penso, eccetera. Non lo so, nel senso che i cambiamenti nel giro di 2 settimane, dal bianco al nero, possono avvenire, però non sempre sono segno di qualcosa di totalmente positivo. Può essere che però ora lei ce lo sta raccontando così, ma sostanzialmente è stata trattenuta per tanto tempo e ora semplicemente dice quello che pensa e le sembra travolgente e stravolgente questo atteggiamento, quindi andrebbe approfondito. Rispetto ai corsi di PNL, dico quello che penso, fate attenzione a qual è la finalità, perché se la finalità è diventa un grande, controlla il tuo destino, sei tu l'artefice di tutto, ora puoi dire a tutti quelli, cioè se la finalità è molto sul gonfiare l'ego, sul sentirsi padroni dell'universo, attenzione, cioè dire PNL, dire crescita personale, poi ci faremo un webinar, abbiamo già stabilito questo, è un mondo, io non so di che corso stai parlando, quindi mi sento di parlare in generale, non esprimo mai opinioni dirette su persone, su colleghi, su persone che fanno questo lavoro. Dico però che ci sono due filoni assolutamente, questo ve lo dico con la massima chiarezza, un filone di quella che si chiama crescita personale o di tutti questi trainer di PNL è quello diventa un grande, cioè senti il potere dentro di te, ma non lo dico io, cioè c'è scritto, se andate su Facebook, andate le inserzioni, le pubblicità in questo modo, quindi vi cito le parole che utilizzano loro, non io, su questo prestate attenzione, perché ho visto troppe persone scompensarsi letteralmente per quest'idea di dominio, di potere, di diventare un grande. La PNL MD anche molto utili,
però dovete ricordare che sono solo strumenti. Quindi, come mi disse il mio primo trainer di PNL, continuano tutti nel mondo a utilizzare questa metafora, gli strumenti della PNL sono come un coltello, okay? Puoi utilizzarlo per tagliare il pane, per spalmare la tua crema preferita sul pane, puoi utilizzarlo anche per ferire o per uccidere una persona. Quindi attenzione solo a che utilizzo ne fate. Questo è un qualcosa che vi dico, è fondamentale. Nel mondo della crescita personale distinguete, chiedetevi qual è la finalità di questo corso e in base alla finalità decidete poi se collima con i vostri valori o no. Al di là del giudizio, perché se i vostri valori sono voglio diventare un grande, è giusto che andate in un corso dove ti dicono diventa il più grande dell'universo, non c'è veramente giudizio. Personalmente è un mondo che non mi attrae perché ci disumanizza invece che umanizzarci, ma questa è la mia opinione, me ne assumo la responsabilità, il mio gusto personale e la mia idea di crescita personale, che invece è l'opposto, e non impara a diventare più diretto, lasciatemi passare questa cosa, impara a diventare più stronzo, cioè difenditi sapendo dire agli altri sei tu, è colpa tua, è alimentare una guerra, è come esternalizzare il conflitto, no? Invece di rimanere in conflitto con te stesso, impara a buttare sugli altri il tuo conflitto, e questo a me non piace molto. Secondo me quello a cui dobbiamo mirare è l'armonia interna, l'armonia della nostra vita, la pace interiore, l'amore. Non so che sembrano concetti astratti, ma è quello che ci rende umani. Essere il tema della serata è essere autentici. Noi siamo autentici, piena umanità. Che cos'è la piena umanità? È semplice. Dei miti. Prima cosa, se fossimo nati per fare soldi, la zecca dello Stato o delle multinazionali, quelle hanno la finalità di fare soldi. Se fossimo nati per avere potere sugli altri, saremmo delle multinazionali, anche qua. Se fossimo nati per avere un'immagine sempre più forte, saremmo degli attori. Siccome non siamo queste cose, allora perché siamo nati? Perché siamo esseri umani? Perché abbiamo un bisogno fondamentale che nessuno può negare, ora ve lo dimostro, che è il bisogno di relazionalità e di amore, ma questo è stato anche scientificamente dimostrato. Togliendo la scienza, dimostriamocelo in pratica. Forse per 10 secondi gli occhi e pensassi in questo preciso istante, se mi fosse dato tutto il mondo, tutto il globo terrestre, come lo conosciamo, tutto mio, non devo stare più a dire voglio più case, più soldi, più potere, più tutto mio, ti regalo la Terra, il pianeta Terra, è talmente tuo che ci rimani solo tu, quindi da domani tutti spariti, gli altri hop via, e tu sei padrone di tutta la Terra. Ti procura una sensazione di gioia, ti procura un ah, che bello. Rispondetevi, perché potete mentire quanto volete anche a voi stessi, ma è un'immagine quella di rimanere da soli con tutto a disposizione. Perché siamo esseri relazionali, i bisogni più profondi sono di essere amati e amare, quelli sono. Tutto il resto è strumentale. Perché voglio più potere? Perché mi guardano, quindi ho tante persone che mi amano. Quello la nostra mente inconscia registra. Perché voglio più soldi? Per mostrare potere. Perché voglio tante... Ma questa cosa è bruttissima. Scusate, ma è bruttissima. Nella triade è questa, però perché voglio tante donne, come le donne fossero oggetti, no? Questa cosa non riesco mai a dirla coerentemente, perché finché dico perché volete più case, lo capisco, perché volete più soldi, più potere, lo capisco, ma veramente triste. Comunque, perché anche quello? Perché posso fare l'uomo potente, le donne, semmai, le donne riuscite. Ma tutto questo perché? Questi sono... strumentali, questi sono tutti strumenti, quello dovete chiedervi, chiedetevelo, prima lo scoprite, meglio è,
non volete fatturare il triplo per fatturare il triplo, ma perché pensate che quello vi darà amore, vi darà felicità. Noi abbiamo bisogno di vivere bene, quello è l'unico bisogno. Quindi, concludendo, rifate questo esercizio ogni tanto, quando pensate, voglio, chiudete gli occhi, dice, ok, lo posso avere tutto, non quello, non voglio, voglio l'azienda grande, ma no, tutte le aziende del mondo, solo che spariscono gli altri, infatti che te frega, sono gli altri, non è che muori tu, ho 100 anni e hai tutto il pianeta. Se vi sembra allettante, anche qui parliamone seriamente, perché è terrorizzante. E non perché ve lo dico io, perché siamo programmati per questo. Hai assunto. Antonio, ti avrei fatto l'ultima domanda sulle relazioni e su quanto l'autenticità possa aiutare le relazioni. Allora, visto che hai toccato proprio il tema tu stesso, ti chiedo solo se vuoi aggiungere qualcosa relativi proprio a quanto l'essere autentico in realtà possa migliorare le relazioni e probabilmente far svanire quelle che autentiche non erano. Ok, sinteticamente, perché è un mondo, veramente un universo, un mondo. Essere autentico nelle relazioni, i passi iniziali quali sono? Conoscere i miei bisogni ed esprimerli, conoscere il fatto che io non mi relaziono a te per come tu sei, io mi relaziono a te per come io sono. Quindi, per esempio, se non sopporto qualcosa degli altri, per crescere nelle relazioni, posso iniziare a chiedermi, invece del perché Assunta è fatta così, che è occuparsi dei fatti degli altri, come dice Byron Katie, iniziare a occuparsi dei fatti propri e dire perché io non reggo una persona che è fatta così. Il mio parla troppo, fermo restando che io posso scegliere di non avere amici che parlano troppo, ma la cosa più bella per crescere è dire, ma perché mi dà fastidio che lui parla troppo? Forse perché toglie la scena a me e invece io vorrei essere più avanti di tutti. Quindi qual è il mio bisogno che sto esprimendo? Il bisogno, ok, e trovo altri modi per realizzare questa cosa. Quando siamo autentici nelle relazioni, che vuol dire che iniziamo a conoscerci, iniziamo a esprimere agli altri quello che siamo, le relazioni diventano più vere. Ma più vere che vuol dire? Come dicevi tu giustamente, noi ci troviamo sempre. Più vere vuol dire che riconosco prima le persone con cui c'è maggiore affinità, ma questa è bellissima, è una cosa naturale, è una cosa che se è nella verità non procura odio, rancore, procura il fatto che io seleziono, esattamente come i fiori, okay? I fiori, a me piacciono le rose, a te piacciono i girasoli, non è che c'è qualcosa di sbagliato. Circondarsi di persone con cui stiamo meglio non è niente di sbagliato. Certo, per completare il percorso, perché è giusto dire tutto, quando poi arriviamo alla piena autenticità, cioè quando ci riconosciamo pienamente umani, non possiamo che avere sentimenti positivi, che sembra utopico, ma tante persone, no, poche persone in questo mondo l'hanno dimostrato, i maestri dell'umanità l'hanno dimostrato, quando diventi pienamente te, diventi pienamente umano, sei amorevole, e amorevole vuol dire non che sopporti tutto, ma che supporti, nel senso che dall'altro capisci che quello che urla all'incrocio per strada non ce l'ha con te, è uno che c'ha tanta rabbia dentro e lo abbracci, no, in quel caso è meglio che non lo abbracci all'incrocio, è un'altra situazione. La persona che tende a voler monopolizzare la scena in una cena, odiavi perché? Perché questa cosa è bella, pensateci. Io odio quelli che quando sei a cena parlano solo loro, vogliono solo loro le attenzioni, ma perché lo stai odiando? Perché? Perché vorresti essere tu là? Perché se no tu ti godi la cena, lo ascolti, quando non ti va non lo ascolti. Quando ti va di parlare, dici scusa Gian Gilberto, volevo aggiungere una cosa, e parli. Quando vuoi parlare con un'altra persona accanto, se proprio lui non ti lascia parlare, dici andiamo a fare due passi, andiamo a vedere di là che c'è,
perché ti devo dire una cosa, cioè sei libero, vedete quanto è bello, di esprimerti, invece che concentrarti sull'odio, tra virgolette, la rabbia che ti procura quella persona, che in realtà è una proiezione. Cioè tu dici, io sono venuto qua a cena, voglio essere la star della serata, ho trovato uno più bravo a fare la star, arrabbio. Arrivare a essere autentici vuol dire vedere questo, finché me la racconto, no, ma non è perché io vorrei, anzi io figurati, il mio pace, amore, libertà, per tutto il mondo, io sono un essere illuminato, mi dà solo rabbia lui, ma gli altri non ci possono dare rabbia, ragazzi, svegliamoci. Cioè il tizio che ti ruba la scena, ti dà rabbia perché ti sta rubando la scena, a quello accanto a te, a cui non importa nulla di essere al centro dell'attenzione, quello addirittura ringrazia di trovare lui che monopolizza l'attenzione in modo che gli toglie il problema, quindi lui lo ama e tu lo odi, perché, ripeto, non ci rapportiamo agli altri per come sono loro, ci rapportiamo agli altri per come siamo noi in quel momento. Mi fermo perché sennò parlo fino a domani. Guarda, quest'ultimo tuo intervento vale il webinar, secondo me, perché è veramente la chiave delle relazioni, no? Riuscire ad avere il coraggio di farsi queste domande, di fermarsi e di comprendere che siamo noi, no? Il concetto di responsabilità che spesso abbiamo trattato nei nostri webinar. Insomma, abbiamo anche sforato, Antonio, sono le 10:08, quindi siamo andati oltre la nostra oretta, ma con noi succede sempre. Io ti ringrazio ancora per sempre i tuoi contenuti, che sono sempre molto concreti e coraggiosi. Ringrazio chi ci ha seguito, sia insomma persone che magari ci hanno conosciuto recentemente che gli storici che ci seguono dall'inizio dei nostri webinar. Vi ricordo che noi abbiamo in calendario con Antonio, definiremo le date in questi giorni perché ci sono stati dei cambiamenti, comunque ve le facciamo sapere, però volevamo proprio parlarvi di altri tre temi per noi importanti. Uno è quello della coppia, che insomma è un tema sempre abbastanza scottante, quindi la relazione di coppia, come gestirla, come confrontarsi, come viverla al meglio possibile. I bambini, quindi l'educazione dei bambini, questo ci è stato richiesto più volte nel corso dei webinar precedenti, c'erano sempre delle domande relative ai bambini, quindi abbiamo pensato di un'oretta sarà comunque poco, perciò o magari lo facciamo un po' più lungo, insomma adesso vediamo come sviluppare la cosa. E poi uno, come ha accennato Antonio prima, sulla crescita personale, perché ci piacerebbe, sempre chiaramente restando il fatto che sono opinioni personali le nostre, però darvi magari qualche così dritta, qualche chiarimento su come barcamenarsi anche in questo mondo che davvero ha di tutto. Però naturalmente lo faremo sempre con autenticità, con il cuore, con l'intento di darvi degli strumenti, ma sarete sempre voi le persone che poi dovranno decidere che cosa fare, ovviamente. Questi sono i nostri webinar. Invece ci sarà finalmente un'occasione fantastica di vederci insieme fisicamente in un'aula. Non saremo soli perché ci sarà un altro formatore molto bravo, ma insomma io, Antonio e Mario Coda abbiamo deciso di organizzare un seminario in realtà di 2 giorni, un seminario esperienziale, il 25 e 26 giugno prossimi. Nei prossimi giorni vi daremo tutte le informazioni, ma iniziamo a darvelo. Il seminario sarà molto ricco, molto intenso, saremo in 3 a condurlo, verranno trattati molti temi, ma il nostro obiettivo è poter trasferire a chi parteciperà il concetto di fiducia e di speranza. Infatti il seminario si chiama In viaggio con la fiducia, perché spesso è proprio quella mancanza di fiducia che non ci permette di essere felici e di vivere la vita che vogliamo. Io a questo proposito vorrei che dicesse però anche 2 parole a Antonio, perché insomma anche il suo punto di vista mi interessa, sul nostro seminario. Sì, hai detto tutto, l'abbiamo voluto fortemente e quindi sono contentissimo che ora è una realtà. Mario Coda è un amico, un formatore, un collega che stimo tantissimo, insomma, che ha tutta la mia stima.
E proprio con lui abbiamo, con lui e con te, abbiamo deciso di fare questa 2 giorni esperienziali. Vuol dire che i webinar sono parlare di qualcosa. In quei 2 giorni, invece, sia io che Assunta che Mario, proporremo un giusto equilibrio, ma anche un po' squilibrato. Dico squilibrato perché vogliamo, l'abbiamo detto tutti, è stata la, tutti abbiamo fatto, quindi eravamo d'accordo su questo, offrire degli strumenti, cioè vogliamo che la persona che viene in quei 2 giorni non risolverà la sua vita, ve lo assicuro, questo ve lo garantisco, quindi nessuna falsa aspettativa, però qualcosa di più importante, perché la vita non si risolve in 2 giorni, tutti quelli che verranno si porteranno degli strumenti pratici, cioè vuol dire che dal giorno dopo saranno liberi di applicarli o meno, ma non si parlerà della percezione, faremo una serie di esercizi per capire cos'è la percezione, come percepiamo in modo distorto e come riuscire a percepire in modo più autentico le situazioni, che, le persone che ci sono intorno. Faremo degli esercizi sui bisogni, quello di cui qua parliamo. Quali sono i nostri bisogni? Cercheremo di scoprirlo in modo che ognuno si porti a casa questo bagaglio pratico, strumento. Io ho un forte bisogno di approvazione, ma non si ferma qua, perché sennò uno esce da là e dice: ah, ho bisogno di approvazione, lo sapevo anche prima. Cosa posso fare per superare questa cosa? Se volete fare un percorso di questo tipo, saranno 2 giorni veramente interessanti. Interessanti intendo che possono darvi appunto degli strumenti e una cognizione sui processi di base che ci portano a essere sfiduciati. Siamo partiti da quello. Siamo sfiduciati perché misureremo interno e esterno, cioè quanto c'è di esterno che mi rende sfiduciato. Capiremo che l'esterno è sempre poco, perché se ho gli strumenti per gestirlo, posso coltivare. Coltivare vuol dire però aspettare ogni giorno, posso coltivare in me la fiducia. Noi siamo là, chi vuole può partecipare, ci fa un enorme piacere, soprattutto perché è bello fare i webinar, è bello incontrarsi in rete, però su questo lo dico sempre, sono un tradizionalista, cioè, nei nostri corsi ci vediamo, ci abbracciamo, scambiamo 2 parole, e incontrarsi non è qualcosa che può avvenire in rete. Io amo la rete, ma vedersi è un'altra cosa. Un abbraccio meglio dal vivo che non virtuale. Bene, bene, sì, grazie. Poi in realtà molti di voi ce lo hanno chiesto perché in tantissimi ci chiedevano: ma quando vi vediamo insieme in aula? Ecco, adesso l'occasione. 25-26 giugno, non l'ho detto prima, sarà a Milano, esattamente a Busto Arsizio, però insomma per chi è al nord è comodo. E poi volevo anche ringraziare Diego Alberto di Do It Human, che sono l'agenzia che ci dà una mano per tutta la parte organizzativa, grafica. Insomma, è stato un progetto che abbiamo messo insieme in quattro diverse realtà, in cui crediamo molto e che insomma vogliamo davvero donarvi con tutto il cuore. Quindi nei prossimi giorni ci saranno tutte le informazioni del caso, perciò seguite la mia pagina Facebook di Desk News, quella di Antonio, le nostre newsletter, iscrivetevi perché sicuramente lì ne avrete informazione. E basta, niente, ci lasciamo così questa sera alle 22:15. Vi ringrazio ancora tutti quanti per esserci stato, chi ha fatto le domande, chi, insomma, speriamo ancora una volta di avervi dato del contenuto concreto da portare nella vostra vita. Antonio, ti lascio per l'ultimo saluto. Sì, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio te che sei sempre fantastica e ringrazio anche quelli che avranno la possibilità di seguire in diretta, date sempre quelli in diretta, no, saluto anche te che ci vedrai tra un anno e mezzo, il saluto vale sempre, ok? E Va bene. direi di lasciarci con la frase di Gandhi, ricordatela bene, scopri chi sei e non aver paura di esserlo. Buonanotte o buongiorno per chi ci sta vedendo in differita. Ciao. Benissimo, fantastico. Grazie mille Antonio, grazie. Ti ringrazio anche io per tutto quanto e insomma, ci vediamo presto. Ciao ciao a tutti, buonanotte.